Bicentenario della battaglia di Tolentino, sono state tre giornate particolarmente intense e vissute soprattutto con grandi momenti spettacolari grazie alla perizia e come sempre all'impegno, alla passione dei rievocatori. Sono stati circa 400 provenienti da tutta Europa che nelle tre giornate hanno fedelmente ricostruito i momenti salienti della battaglia di Tolentino, di cui appunto quest'anno ricorre il bicentenario. Novità di questa edizione 2015, Notte 815, una serata che ha completamente animato il centro storico, dando la possibilità a tutti di rivivere le atmosfere dell'inizio 800. Ospite speciale il barone Federico Bianchi, duca di Casalanza, il quinto discendente di quel barone Bianchi che vinse proprio la battaglia di Tolentino, sconfiggendo appunto Sua Altezza Reale, il re di Napoli, Gioacchino Murat. Pubblico delle grandi occasioni, organizzazione straordinaria da parte di Tolentino 815 e dell'amministrazione comunale per un evento che rimarrà negli annali di storia. E allora appuntamento al prossimo bicentenario. Grande affluenza, bicentenario della battaglia di Tolentino, è stata davvero un'edizione speciale. Sì, effettivamente è vero, un'affluenza di pubblico notevole. Cosa che a noi non può fare altro che piacere, perché ci abbiamo lavorato su tanto, seguendo le orme di Paolo, mio marito, e questa gente, un numero eccezionale di rievocatori storici, il calore umano che abbiamo sentito da parte di loro e soprattutto anche un interesse da parte del centro storico che abbiamo coinvolto ieri sera con la Notte 815 e una partecipazione totale, non hanno fatto altro che far sì che la rievocazione, l'evento, il bicentenario abbia avuto un notevole successo, cosa di cui siamo fieri, possiamo dirlo tranquillamente. Quando nasce l'associazione 815 e che tipo di percorso avete fatto per arrivare fino a qui? Allora, diciamo, è nata 20 anni fa circa. Il percorso è che prima ancora dei 20 anni io e Paolo abbiamo visitato e conosciuto tutti i vari rievocatori del nord Italia, e perché è lì la zona che c'è più un interesse a questo periodo storico o risorgimentale. E quindi è nata, abbiamo cominciato pian piano con una serie di eventi biennali che era la rievocazione in più o meno, diciamo, importanza numerica dei rievocatori. Ma abbiamo abbinato e curato molto anche l'aspetto culturale della questione, per cui presentazione di libri, convegni storici e quant'altro, per far sì che tutti noi si possa conoscere questo evento storico, considerato appunto dagli storici il primo evento bellico per l'indipendenza italiana. E ci stiamo muovendo e animando per questo, per far sì che, insomma, si conosca e si dia il giusto valore alla questione, alla situazione, ecco qua. E quest'anno saranno anche altre le celebrazioni, anche per la rete Murat, che proseguiranno per tutto il 2015. Allora, quest'anno c'è stata la grande novità, innanzitutto, che abbiamo fatto un discorso in rete tra Tolentino, Pollenza e Macerata, che sono i tre paesi vicini coinvolti nella battaglia di Tolentino 815. Macerata ha fatto un convegno storico qualche giorno fa, Pollenza si è animata ieri sera con un gruppo teatrale che ha rappresentato quello che era i morti, i caduti in guerra. In più hanno aperto delle osterie, e Tolentino, oltre alla rievocazione storica, ha curato l'aspetto, diciamo, si è sentito al centro storico proprio un clima ottocentesco. Siamo riusciti in quello che prima non si era mai riuscito a fare, coinvolgere tutti i commercianti, ristoratori, tutte le attività economiche, e quindi si è vissuto proprio un clima meraviglioso, perché durante la notte i negozi erano aperti, i rievocatori erano presenti, insomma una bella roba per far sì che si festeggi comunque l'aspetto bellico da parte e comunque ci sia il lato di festa per i soldati che sono stati in guerra fino al momento prima, ecco, e soprattutto coinvolgere tutti. A Tolentino per la terza volta il barone Federico Bianchi, duca di Casalanza, il quinto in ordine di discendenza del suo più celebre avo, che ha combattuto e vinto la battaglia di Tolentino. Esatto, è la terza volta che vengo qui a Tolentino, sono delle manifestazioni fantastiche, meravigliose, questo bicentenario è veramente speciale. Complimenti a tutti gli organizzatori, perché è stata veramente una cosa meravigliosa.
Il Barone Bianchi, lei ha riaperto proprio in quest'ultimo periodo gli archivi di famiglia, scoprendo anche alcune curiosità davvero carine, davvero belle. Ma era un personaggio sicuramente contrario, insomma, all'estroverso Gioacchino Murat. Una persona semplice che si preoccupava di scrivere alla moglie, di sapere come stavano i figli e che voleva i suoi cavalli migliori per essere sicuro in battaglia di avere sempre la possibilità di combattere. Era senz'altro un generale molto semplice, un generale che il nemico non lo odiava, quindi io per esempio nel nostro archivio di famiglia ci sono 40 lettere di quelle che lui scriveva durante la campagna d'Italia, scriveva a sua moglie che stava a Vienna, sono lettere tutte numerate, quindi, e lì non c'è, in tutte queste lettere non c'è una volta che parla veramente male del nemico. E in questo archivio ci sono tante cose molto interessanti, tipo parte da Vienna e il giorno dopo si accorge di aver dimenticato tutta la documentazione, tutti gli ordini del generale Schwarzenberg, quindi preoccupato scrive alla sua moglie: mandami velocemente a Padova il materiale, nessuno deve sapere che ho dimenticato la documentazione. Era un generale senz'altro molto naturale, e bravo, e uno che sapeva veramente organizzare bene le battaglie. Sì, perché effettivamente lui ha vinto sempre sul campo, ha sconfitto Murat, è riuscito una volta anche a catturarlo, seppur per pochi attimi, e quindi ha vinto grazie al suo tatticismo. Assolutamente, senz'altro, perché bravo, anche quando è venuto a Tolentino, la prima cosa si è messo sul torrione, ed era di sera, quindi sul tardi, a controllare le posizioni, le colline, per essere pronto l'indomani per la battaglia. La particolarità, quando arriva a Napoli prima della restaurazione dei Borboni, lui lavora ancor più che nel campo di battaglia, perché narra nelle sue lettere che si svegliava prestissimo e andava a dormire tardissimo perché fuori dalla porta c'era la fila di gente che chiedeva, allora come oggi. Esatto. E in queste lettere scrive che lavora dalle 7 di mattino fino a tardi perché c'è una fila immensa davanti alla sua porta, tutti i napoletani che chiedono un appoggio al re per trovare un lavoro. Quindi è una cosa molto simpatica, dice, e quello lo riscrive 3 volte dicendo appunto: ho un lavoro incredibile e questi napoletani credono che li posso aiutare. Bella, l'ha già detto, questa rievocazione, ma bello anche l'omaggio che generalmente anche le truppe franco-napoletane fanno e tributano anche a Bianchi, al vincitore. No, assolutamente, tutta la cosa è bella, siamo tutti un po' contro le guerre, sappiamo che abbiamo imparato poco di questi anni di guerre di qua, e la pace è sempre la cosa più bella. Gianfranco Ruello, da sempre amico di Tolentino, non si è mai perso una rievocazione, non a caso ricopre oggi l'incarico di comandante della rievocazione. Una bella responsabilità, tanta fatica, tanta ricerca storica, ma oggi un gran risultato, sia di pubblico che di spettacolarità. Questo senza dubbio. Non mi aspettavo un risultato così eclatante, a dire la verità, e ne sono piacevolmente soddisfatto. Siamo tutti stanchi, esausti, perché sono 3 giorni che siamo qui. Prima di venire qui praticamente, io personalmente non ho dormito per 2 notti, per la responsabilità, pensando continuamente a tutto quello che bisognava fare per rendere al meglio la manifestazione, vedo che i risultati finalmente si sono ottenuti. Mi sa che stanotte crollo sul pullman. I numeri di questa edizione, quanti rievocatori, perché così siete. È vero, noi siamo rievocatori storici. I numeri sono all'incirca 350 uomini, tra cui 20 persone a cavallo e 7 cannoni. Il fascino di queste manifestazioni? Più che altro non è tanto di per sé la battaglia, che non renderà mai quello che era realmente una battaglia dell'epoca, quanto il fascino del vivere, di immergersi per 3 giorni in un mondo vecchio di 200 anni, sia nella vita al campo, sia nella vita con i propri fratelli d'arme, se così vogliamo dire. Un trade union di ragazzi e ragazze, anche se abbiamo un'età che va dai 6 agli 80 anni, motivata da un unico ideale rievocativo e
e di divulgazione storica, principalmente questo. Un bel coinvolgimento anche di stranieri. Assolutamente sì, è un interscambio culturale, chiamiamolo così. Noi siamo molto spesso ospiti all'estero e nel contempo noi invitiamo i nostri amici francesi, belgi, inglesi, tedeschi, cechi, slovacchi, russi, di tutto il mondo qui in Italia a far conoscere posti come Tolentino, che altrimenti non avrebbero una visibilità turistica e pubblicitaria ineguagliabile. Da dove viene lei? Da Modena, Battaglione Estense, Modena. Nato nel 1931, uguale 84 compiuti, 14-4-31. Tutto ottimo, volontari che si impegnano per far capire e studiare non solo, ma praticare con esultanza di queste manifestazioni qua. Essere capaci di proseguirle, seguirle, perché noi tutti abbiamo avuto questo qualche cosa nel passato, ricordi che i nostri nonni, i nostri parenti hanno perso per noi.